Abbiamo voluto riaprire un ragionamento in un momento un pochino più tranquillo, a bocce ferme, che come si suol dire, la stagione lirica è passata, il momento del chiacchiericcio o comunque del commento è finito, stiamo ormai cercando di guardare cosa si può fare l'anno prossimo. Oggi io mi aspetto che appunto ci sia una riflessione, ne venga da questa riflessione una convinzione corale dell'importanza comunque che ha per Macerata e per questa Macerata che io immagino come Macerata città della cultura, le manifestazioni culturali che appunto avvengono allo Sferisterio, a cominciare ovviamente da Macerata Opera. E quindi mi auguro, e oggi abbiamo sentito già i primi impegni, la regione che malgrado le grandi difficoltà economiche non diminuisce il contributo, la Camera di Commercio che posso sicuramente poter dire che lo aumenterà. Insomma, stare intorno, poi si è parlato di statuto, si è parlato un po' di tutto, ma oggi si può fare con calma, si può ragionare, si può mettere le basi per il futuro. Insomma, spero che oggi si esca tutti uniti, convinti del valore di questo bene che ci è riconosciuto in tutto il mondo e che noi sapremmo poi utilizzarlo al meglio e dargli vita tranquilla per molti anni a venire.